caro vita frena i consumi ed erode il potere d'acquisto sulla spesa delle famiglie, che dovrebbe diminuire nel secondo semestre di 3,7 miliardi rispetto ai primi 6 mesi dell'anno. A causa della frenata del secondo semestre, rileva il Centro Europa Ricerche per Confesercenti, a fine anno la crescita complessiva della spesa delle famiglie dovrebbe attestarsi a quasi un punto percentuale, contro il più 4,6% dello scorso anno. A penalizzare le scelte di consumo una combinazione di fattori. In primo luogo il lungo periodo di alta inflazione, con un aumento su base annua dei prezzi che ad agosto si è confermato ancora sopra la soglia del 5%. All'erosione del potere d'acquisto si aggiunge quella dei risparmi, utilizzati dalle famiglie nella prima fase dell'aumento dei prezzi per mantenere i livelli di consumo precedenti. Un margine di manovra che, dopo quasi 2 anni di corsa dei prezzi, si è ormai fortemente ridotto. A frenare i consumi anche l'aumento dei tassi di interesse portato avanti dalla BCE, ormai giunta al 10° rialzo consecutivo, una decisione presa per contrastare l'inflazione, ma che influenza negativamente la capacità di spesa delle famiglie, in particolare di quelle con un mutuo a tasso variabile. L'aumento dei tassi di interesse arriva inoltre in un quadro di rapido peggioramento dell'economia. La ripresa post-pandemica si sta spegnendo, con un forte indebolimento di export e investimenti. Innovazione digitale e transizione green sono questi i principali trend sui quali si muove l'industria agroalimentare del prossimo futuro. È quanto emerge dall'indagine dell'Istituto Tagliacarne, Unioncamere e Centro Studi Rural Hack, illustrata ad AgriFood Future. Secondo la ricerca, tra il 2022 e il 2024, il 54% delle imprese agroalimentari sosterrà investimenti green. Una percentuale più alta rispetto alla media del totale dei settori, pari al 51%. Le aziende invece che adotteranno tecnologie 4.0 entro il prossimo anno sono il 32% di quelle attive nel settore agroalimentare. Oltre il 75% mostra un forte interesse per quelle innovazioni legate allo sviluppo di nuovi prodotti che generano un impatto positivo sia sulla salute che sull'ambiente. Secondo i dati dell'osservatorio Smart AgriFood, l'82% delle aziende della trasformazione agroalimentare ha utilizzato o sperimentato almeno una soluzione digitale nel 2022. Le aree dove le imprese stanno maggiormente innovando sono quelle relative alla tracciabilità alimentare, alla produzione, alla logistica e al controllo della qualità. L'88% in particolare sta innovando nell'area della tracciabilità, utilizzando o sperimentando soluzioni tecnologiche come software gestionali integrati per ridurre i tempi richiesti per la rintracciabilità dei prodotti in caso di criticità e snellire i processi di inserimento dei dati, riducendo il margine di errore. Un abbinamento poco usuale ma molto amato dagli intenditori e dai distillatori d'oltremanica, che sta conquistando i gusti degli appassionati anche in Italia. Stiamo parlando del parmigiano reggiano e dei whisky scozzesi, che a Bra, all'edizione 2023 di Cheese, sono protagonisti di Say Cheese to Scotland, degustazione guidata che ha 4 diverse tipologie di stagionatura del formaggio, affianca altrettanti invecchiamenti del distillato. Qua al Cheese di Bra, nello stand del Consorzio del Parmigiano Reggiano, siamo a raccontare tutto il mondo della nostra DOP e a testimoniarne l'estrema versatilità del nostro prodotto. Abbiamo proposto diversi abbinamenti con eccellenze italiane, come l'Altalanga e Vermouth di Cocchi, ad esempio, ma non solo italiani. Andremo appunto a proporre anche abbinamenti con prodotti provenienti da tutto il mondo come whisky scozzesi o la tequila. Un accostamento reso possibile dalla versatilità del parmigiano che, grazie alle sue qualità date dalle materie prime e dai diversi gradi di stagionatura, è capace di smorzare e al contempo esaltare le diverse caratteristiche dei whisky, da quelli più giovani fino ai torbati. Un equilibrio e un punto d'incontro tra prodotti dalla forte vocazione territoriale e dalla spiccata identità. Scottish Development International presso l'ambasciata britannica di Roma ringrazia il Consorzio Parmigiano Reggiano per ospitarci oggi qui a Cheese 2023. Portiamo 4 distillerie, massima espressione del territorio scozzese. Siamo sempre felici di abbinare le nostre eccellenze con le eccellenze del territorio italiano. Con il Consorzio Parmigiano Reggiano facciamo al meglio perché andiamo appunto ad accostare le massime espressioni di 2 territori riconosciuti a livello globale per le loro eccellenze. Sviluppare e
produrre per conto terzi farmaci antitumorali ad alta potenza è la missione di BSP Pharmaceuticals, azienda che, attraverso tecnologia all'avanguardia e personale altamente qualificato, si propone come punto di riferimento al fianco delle principali realtà del mondo farmaceutico impegnate nello sviluppo di terapie contro il cancro di ultima generazione. Con questo obiettivo ha sviluppato i primi impianti a partire dal 2008 e poi negli ultimi anni ha deciso anche di lavorare su farmaci immuno-oncologici, quindi farmaci antitumorali con caratteristiche non citotossiche, sviluppando una facility segregata e separata. Attualmente lavoriamo con più di 70 clienti e i nostri prodotti raggiungono più di 80 paesi. Un piano formativo realizzato in partnership con Fondimpresa, associazione no profit costituita da CGL e Cisne Will, ha permesso a BSP di crescere ulteriormente. Il corso di gestione dei collaboratori ci ha permesso di rafforzare le nostre capacità gestionali e di sviluppo dei nostri team. Nello specifico ci ha aiutato a comprendere meglio il fenomeno della leadership nei vari gruppi di lavoro e a sviluppare una maggiore flessibilità emotiva e comunicazionale. Grazie alle tecniche per lo sviluppo e la coesione del team riusciamo oggi a gestire e comprendere meglio anche la componente emotiva dei nostri collaboratori. Abbiamo lavorato con i nostri fornitori e con il docente in modo tale che questo potesse essere il più possibile cucito su misura delle nostre necessità, sia dal punto di vista organizzativo ma anche produttivo, dal momento che ha coinvolto diversi responsabili all'interno della nostra organizzazione. Il docente ha lavorato poi su una formazione di tipo esperienziale in modo tale che potesse permettere una maggiore consapevolezza durante l'apprendimento delle persone ed una più semplice messa a terra dei contenuti e delle competenze sviluppate all'interno del percorso. È il fenomeno causato dalla formazione di un trombo, cioè un coagulo di sangue nelle vene, nelle arterie o nel cuore, che ostacola o blocca il flusso sanguigno. Si calcola che ogni anno 600.000 persone in Italia siano colpite da trombosi, mentre i meccanismi alla base di questo fenomeno sono responsabili di circa il 25% di tutti i decessi che avvengono ogni anno nel mondo. Sì, perché la trombosi non è una malattia, ma determina malattie anche molto gravi, come ictus, infarto e tromboembolia polmonare. E non ha mai una sola causa, per questo viene definita delitto di squadra. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top, prodotto dall'Ital Press, Lidia Rota Wender, presidente dell'Associazione Italiana Lotta alla Trombosi. Il trombo si può formare dentro una vena periferica di una gamba, in un piede, tu quasi non te ne accorgi, può darsi che il piede si gonfi, può formarsi in un'arteria cerebrale e allora ti toglie una funzione molto importante, certo. Può formarsi dentro le coronarie, le arterie del cuore e allora c'è l'infarto, quindi il problema nel comunicare la trombosi è proprio che stiamo parlando del meccanismo che genera malattie che noi conosciamo con nomi diversi, sappiamo che si chiamano ictus cerebrale, sì. Sappiamo che si chiamano infarto del miocardio, sappiamo che si chiamano trombosi. Però alla base, certo. Ma allora, gli organi vanno curati dallo specialista d'organo, quindi l'infarto va curato dal cardiologo, ma sempre bisogna chiedersi cosa è successo in quella persona, perché la coagulazione ha esagerato, ha funzionato troppo e quindi ha formato un coagulo che ha chiuso per un tempo sufficiente un vaso tanto da far soffrire o morire le cellule che ricevevano nutrienti. Però Lidia, cioè, si dice che ci sia almeno un caso su tre, una persona su tre in cui questa roba qui sia evitabile. Cioè questo circolo malevolo, guarda, la trombosi è evitabile, come? Allora, i numeri della trombosi sono spaventosi, perché se noi calcoliamo le malattie causate dalla trombosi sono circa 600.000 casi ogni anno solo in Italia. Sono la prima causa di folle, morte infatti, e anche di grave invalidità, e lo sa bene chi ha visto da vicino un ictus cerebrale, chi ha visto un infarto, ma possono essere evitate in un caso su tre, come? Facendo squadra, quindi noi abbiamo medici che sono competenti, abbiamo strumenti che sono la diagnostica, abbiamo medicine e farmaci che sono straordinariamente efficaci, abbiamo bisogno del paziente. Certo. Il primo e più importante è il paziente, perché il paziente deve imparare a conoscere quali sono i sintomi e premonitori, e quindi se ho una gamba che improvvisamente si gonfia
più dell'altra e ho appena avuto, certo. ho appena avuto un trauma, oppure ho un mal di testa molto feroce, ma ho una malattia infiammatoria, ho la febbre alta. Beh, allora ci sono dei sintomi che non vanno sottovalutati. I riflettori della cronaca recente si sono appuntati su alcuni casi di gravissima devianza che hanno visto dei ragazzi come protagonisti. Rapine, omicidi, risse tra bande giovanili, intollerabili violenze e molestia dei danni delle ragazze, inaccettabili episodi di bullismo e di prepotenza che mortifica altri ragazzi. È necessaria un'azione di ampio respiro a diversi livelli, con politiche volte a investire sui giovani e sul futuro, con interventi strutturali per colmare i divari tra i territori, con strategie per ampliare le opportunità e i percorsi di integrazione e di solidarietà, con la repressione dei reati, in particolare dell'attività delle organizzazioni criminali che cercano di imporsi come violenta alternativa alla vita civile, alla legalità, alle stesse istituzioni democratiche. Tutto questo, ancora una volta, rende ancor più fondamentale combattere con sempre maggior determinazione l'abbandono scolastico, perché la scuola è la prima e la più importante risposta al degrado. È la buona scuola, lo strumento più efficace e prezioso di cui la Repubblica dispone per creare e diffondere tra le giovani generazioni una cultura della legalità, della convivenza, del rispetto. La riforma del patto di stabilità potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. È quanto emerso dall'Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, che si è svolto a Santiago de Compostela. Da parte dei ministri c'è la volontà di raggiungere l'intesa politica a ottobre, quella tecnica a novembre, per poi arrivare all'approvazione da parte del Parlamento europeo entro la fine del 2023. Si eviterebbe così che dal 1 gennaio 2024 scatti il ritorno alle vecchie regole di bilancio, che erano state sospese in seguito alla pandemia di Covid-19. Dall'Ecofin di Santiago l'Italia ha ottenuto un'apertura alla richiesta di scorporare dal conteggio del deficit, almeno fino al 2025, una parte degli investimenti legati al PNRR e le maggiori spese in difesa legate alla guerra in Ucraina. Si tratta ancora sull'ipotesi di piani concordati bilateralmente tra i vari paesi e la Commissione europea per la riduzione di deficit e debito. Hanno attraversato per la prima volta un muro reale di separazione, hanno incontrato chi ogni giorno vive un conflitto, anche militare. Siamo a Betlemme, accanto alla Basilica della Natività, nuova tappa per i giovani del Global Lab Mediterraneo, italiani e palestinesi. Ambasciatore speciale in Terra Santa del Laboratorio Creativo alla scoperta di se stessi, promosso dalla Fondazione Bocelli, è Giovanni Caccamo. Il cantautore siciliano, allievo di Franco Battiato, è impegnato a girare non solo l'Italia col suo manifesto del cambiamento, nato dal contributo di migliaia di ragazzi. Bellissimo. Ci hanno parlato di come migliorare i nostri talenti e dell'esperienza di Giovanni. È stato molto utile per me perché è un cantautore. Anch'io scrivo canzoni e suono il pianoforte. Vivere in un contesto complesso e difficile non aiuta, però si custodisce dentro di sé un germoglio, no? Una speranza di futuro. A guidare 21 giovani italiani alla scoperta della Terra Santa, fra Matteo Brena, fiorentino, che durante la pandemia ha immaginato insieme alla Fondazione Bocelli un percorso che aiutasse i ragazzi ad affrontare barriere e conflitti interiori ed esteriori. È stato bello ripercorrere insieme i luoghi della fede cristiana in maniera particolare, ma anche poi della fede ebraica, della fede islamica, e imparare ad approcciarsi a questi luoghi con un atteggiamento di curiosità, rispetto e di apertura. Voragine di emozioni e, che diciamo, non credevo neanche di poter tirar fuori, e soprattutto quando siamo stati al muro del pianto. Abbiamo attraversato il deserto guidati da un beduino. Il conflitto che ho scoperto che vivo è un conflitto interno con me stesso, perché non mi accettavo per quello che ero. Commovente vedere come dei ragazzi che hanno scelto di fare questo percorso avviato a gennaio
arrivano a vivere questa esperienza come un vero e proprio esame in cui possono autovalutare quello che hanno maturato e quello che hanno acquisito, quindi proprio cioè, riuscire a vedere, a visualizzare e a prendere consapevolezza del cambiamento. I nuovi uffici nei locali della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme sono il primo passo per una collaborazione che insieme all'Istituto Musicale Francescano Magnificat porterà alla creazione di un coro di giovani delle tre religioni. Quest'oggi vi voglio proporre una tisana della sera che può essere anche un'idea per non sprecare magari un pezzetto di mela che ci è rimasta così sul tavolo della cena o del pranzo, che a volte rischierebbe anche di annerire. Allora, ecco come si prepara. Prendete del limone biologico, mi raccomando, quindi non trattato, e così, e prendete un paio di striscioline e le mettete a bollire in un pentolino. Dopodiché prendete i pezzetti di mela e mettete a bollire insieme con il limone, pezzetti di cannella e io vi assicuro che ottenete una tisana dolce, golosa e profumatissima che vi aiuta anche appunto a lenire quella voglia di dolce che magari ci può avvenire alla sera quando magari siamo anche a dieta e quindi il dolcetto ci è vietato. Ecco qui, lo dovete far bollire almeno 15 minuti perché l'acqua raccoglierà proprio tutti i profumi e i sapori degli ingredienti che abbiamo messo all'interno. È anche così rilassante, si può bere sia fredda, sia tiepida che calda. Io ve la faccio vedere com'è una volta cotta. Le mele sono perfettamente cotte, si possono ovviamente anche mangiare, quindi può essere anche un'idea di una tisana con della frutta da mangiare all'interno. Eccola qui pronta, il profumo è davvero delizioso, quindi è buona da bere, fa bene ed è insomma anche un'idea appunto per non sprecare la frutta che magari è rimasta, perché al posto della mela potete anche utilizzare per esempio in questo periodo la pesca, che è buonissima e si sposa bene sia con la scorza di limone che con la cannella.